il rifugio. E andiamo su di qua. Parcheggio di questa bellissima strada. Oh. Si può sempre essere arrabbiata, va bene. Oh, che bei panorami. Grande Barbara. È la Punta Almana, l'ultima che abbiamo fatto. Te la ricordi? Wow. Come puoi vedere, ci si mette più o meno allo stesso tempo facendo la strada normale e noi probabilmente siamo anche più freschi adesso. Lì secondo me è la vetta, vabbè, sono praticamente sicuro. Sì, ma devi fare tutta quella camminata lì. Dove sono in alto quelli? Devi arrivare dove c'è il rifugio. Tanto il rifugio si è arrivato. Tanto il rifugio si è arrivato. Sì. Ma è una vetta qua, guarda. Vicinissima. E siamo anche 5 minuti sotto quello che dicevano. La Barbara ha battuto anche il rifugio Albici. Dai che manca solo la cima. Dai Babi. Brava. Su. Dai Babi. La vetta, eccola. Che esagerata. Non è vero. Intanto guarda dove sei arrivata. Bravissima. Senti, ma Guglielmo, Barbara. Oh, Babi. Si è scritto adesso. Oh, Babi. Si è scritto con le papere, prova a guardare. Bella, mi piace. Paolo VI. Non lamentarti. Il panorama, Barbara. Lago, rifugio. Quasi 2000 metri qua, Barbara. Sì, 1948.
allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa salita? Sì, è abbastanza facile, anche se un po' lunghetta, però insomma non c'è nessuna salita difficile da fare. L'ultimo pezzettino è un po', ma sì, dura 3 minuti. Sì, esatto. A parte l'ultimo pezzo, magari qua dalla Malga al rifugio, è un po' ripido. Sì, ecco lì la strada per arrivare al rifugio, però insomma non ci sono grandi difficoltà. Panorami? Panorami belli, ci sono anche le mucche, abbiamo incontrato una capretta. Esatto, hai premuto il tasto su in cima? Sì, il tasto su in cima, ci sono 3 tasti, per chi arriva in bici, per chi arriva in piedi e per chi arriva con gli sci. Noi siamo arrivati a piedi e schiacciati, ma non si girava niente. Pazienza, comunque è carina come idea, dai. Sì, infatti, quindi media come salita, non difficilissima, no? Media, d'ora e mezza. Adusso. Signora Babi, cosa ne pensa del rifugio Albici? Il rifugio è veramente bellissimo, c'è una sala bellissima con i tavoli, tavolate, e dopo credo che se dopo c'è la porta che vai su dove si può dormire, c'è caffè, e se lo volete c'è anche corretto, quindi ospitalità ottima. Ah, vabbè. Fugio Croce di Marone.